Presidente Duranti, 35 anni per la Cosmarche, 35 anni di successi, di progetti in diversi settori, un piccolo bilancio che ci può fare quest'oggi? Ma è una cooperativa di successo nata da un gruppo di ragazzi che dopo gli studi cercavano un lavoro e da lì è nata una cooperativa che in 35 anni è arrivata ad avere più di 2000 occupati, prevalentemente occupazione femminile e con parecchie attività nell'assistenza alla cura della persona, dalla gestione degli asili nido alla residenzialità, all'assistenza domiciliare, sia per anziani che per portatori di handicap, abbracciando parecchi servizi. Siamo nati e cresciuti attorno all'idea di lavorare nel nostro territorio, di accrescere i servizi e di svilupparli pensando al raggiungimento di un servizio che potesse dare risposte complessive e quindi ci stiamo affacciando a un progetto futuro che è quello di una forte rete nel territorio nostra ma anche con altre realtà, associazioni, cooperative per dare una risposta sia residenziale sia in termini domiciliari alla popolazione marchigiana. È una delle poche realtà che in Italia, pur con grandi numeri, ha sviluppato tanto nel territorio. Abbiamo investito più di 15 milioni di euro per realizzare asili, comunità, residenze per anziani. Continueremo a farlo perché questo è, diciamo, è la scommessa che abbiamo avuto in questi anni e che stiamo realizzando. I giovani che arrivano nella nostra cooperativa hanno molto entusiasmo, li misuriamo con tanti progetti, sia nell'assistenza alla persona che nella ricerca anche con partner europei e quindi una dinamicità che ci permette in un momento di crisi e di difficoltà di avere molto entusiasmo e prospettive per il futuro. C'è qualcosa che di questo futuro ci può svelare, qualche progetto in cantiere? I progetti in cantiere sono quelli di cominciare ad affacciarci al mercato privato. Vogliamo offrire risposte anche ai privati che hanno necessità assistenziali per poter dare risposte il più possibile attinenti a quelle che sono le esigenze della famiglia oggi marchigiana. Ovviamente svolgiamo anche servizi per il pubblico, ma pensiamo che ci sia anche spazio per i servizi privati. Cominceremo ad affacciarci in maniera aggregata anche alle altre realtà, come ho detto, sia cooperative sociali che associazioni nel nostro territorio per dare le risposte più ampie e più esaustive a chi oggi ha veramente bisogno di un aiuto concreto nel risolvere i problemi di questo tipo. Ovviamente anche con la residenzialità stiamo proseguendo i nostri investimenti e stiamo cercando attraverso i nostri progetti di capire anche nell'area dell'Adriatico, ci affacciamo anche agli altri paesi per studiare le esigenze in campo sociale e sanitario. Una festa a tutti gli effetti con una sua originalità e con tanta allegria. Prova a farci un bilancio di questi 35 anni e anche un po' con l'occhio al futuro. Ma questi sono stati 35 anni di sfide continue. Noi abbiamo cominciato nel 79 per un unico motivo, trovare lavoro a 10 giovani, tra cui c'ero anch'io, e poi abbiamo sviluppato una competenza e una professionalità che oggi si concretizza in un'attività che va dalla prima infanzia, gli asili nido, passando per minori a rischio, giovani in difficoltà, disagio mentale, nuove povertà, fino ad arrivare alle due categorie, tipologie di utenza più consistenti in ordine di quantità di servizi, che sono i disabili, i diversamente abili, sia fisici che psichici, e gli anziani, il grande universo degli anziani che oggi non trova risposta e non trova soprattutto quella
dose di innovazione nei servizi che sarebbe molto, molto utile a tutto il sistema nazionale e anche regionale. Quindi cerchiamo di interpretare questi 35 anni sotto forma di una novità proprio da un punto di vista di approccio, ed è per questo che oltre ai servizi tradizionali che noi svolgiamo in convenzione con gli enti locali, stiamo approntando una serie di servizi a mercato privato, i quali potranno in qualche modo andare incontro anche ad esigenze particolari di breve periodo, momentanee, che però garantiscano una filiera di servizio alle persone disabili e anziane, e quindi dall'intervento semplice presso il domicilio fino al ricovero momentaneo o al centro diurno. Quindi direi che questo è, diciamo, l'obiettivo futuro. Il passato ci è servito come rodaggio, io mi auguro che sia soltanto, diciamo così, la base per altri 100 anni almeno di vita di Cosmark, e naturalmente puntiamo sui giovani, l'avete visto, perché naturalmente quelli sono i nostri testimoni a cui passiamo ovviamente la staffetta, e devo dire che su 2100 tra soci e dipendenti questo messaggio è passato molto bene, e nei territori, insomma, questa cosa ci viene riconosciuta.